Morte Caroni, il ricordo del presidente Mazzini. Avevo proposto a Franco di diventare presidente onorario di Siena Jazz. Morte Caroni, il cofondatore del Siena Jazz Campoccia, non meritava il trattamento che gli è stato riservato. Luce e gas, inizia l'era del mercato libero, corsa contro il tempo per la scelta migliore. Allevamento cavalli anglo-arabi, puledri della razza del vivaio, pronti per il debutto a primavera. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera e benvenuti alla TG 91. Come avete sentito, apriamo con il ricordo di Franco Caroni, scomparso ieri sera all'età di 74 anni. Ripercorriamo nel servizio di Filippo Meiattini la storia del fondatore del Siena Jazz e Mangiadoro nel 2009. La sua musica lo descrive meglio delle parole, il suo assolo al basso, la sua voglia di musica e di improvvisazione, sempre però studiata e approfondita come il jazz richiede. Il segno di Franco Caroni sulla sua Siena è indelebile. Tramite la musica ha saputo ritagliarsi un ruolo di spicco nella vita cittadina, tanto da aver ricevuto il Mangiadoro nel 2009. L'idea più geniale gli venne la notte del 9 settembre 1977, quando in casa sua, insieme alla moglie e ad altri 7 amici, pose le basi per il Siena Jazz. La sua passione per il jazz nacque a metà degli anni 70, dopo aver già maturato esperienze nel rock con il gruppo Livello 7 e soprattutto nel progressive. Già a pochi anni dalla nascita dell'associazione, Caroni iniziò a donare gran parte del suo tempo a questa nuova creatura, che grazie al duro lavoro è diventata una realtà di riferimento nel panorama musicale europeo e mondiale. Per tanti anni ha ricoperto il ruolo di presidente e direttore, fino alla rumorosa uscita di scena nel 2020, che suscitò molta indignazione nel mondo della musica. Tanto che una petizione lanciata a suo sostegno superò le 5.000 firme. Recentemente si era riavvicinato al suo Siena Jazz e da presidente dell'associazione jazzistica senese aveva anche preso parte al consiglio di amministrazione. Il suo ritorno era stato accolto con gioia ed entusiasmo da tutti i docenti e gli studenti della scuola, per cui Franco Caroni rimarrà per sempre un mito. Se n'è andato all'improvviso, a 74 anni, mentre cercava riposo nella vicina Follonica. Lasciò un vuoto doloroso per la moglie e i 3 figli e anche alla sua Siena, che dovrà trovare il modo di ricordarlo come merita. E il presidente del Siena Jazz, Massimo Mazzini, ricorda Franco Caroni, con cui era in contatto costante. In uno degli ultimi incontri gli aveva proposto di ricoprire l'incarico di presidente onorario. Una notizia tremenda che ci ha colpito tutti. Questa istituzione, questa associazione da lui fondata in primis, ma la città che sta reagendo anche questa mattina venendo qua, decine di cittadini ho incontrato che tutti esprimono il dolore, l'amarezza e il cordoglio alla famiglia Caroni. Stavate valutando addirittura di istituire la figura di presidente onorario, proprio per cucirla addosso a lui. Esattamente, forse attirandomi anche qualche antipatia era la proposta che avevo fatto a Franco, ci siamo incontrati, puoi immaginare, tante volte nell'ultimo mese. E addirittura prima di Natale, proprio nei giorni precedenti, era saltato un incontro anche con l'assessore Tucci perché Franco aveva avuto un ritorno di Covid, che poi ha risolto e quindi è andato successivamente al mare a Follonica. Ci siamo scambiati, mi ha mandato anche un messaggio augurale molto, molto carino a cui ho risposto naturalmente e da allora non è arrivata la notizia. Rimane questa assenza di non potergli conferire in qualche maniera questa presidenza onoraria? È vero, studieremo qualcosa come CDA, come Siena Jazz nei prossimi giorni e dovremo necessariamente fare qualcosa anche in questo senso. Assolutamente. E la notizia della morte di Caroni ha fatto presto il giro di tutta Italia e di tanti ex studenti del Siena Jazz che lo ricordano con affetto, come nel caso di un batterista che da Procida oggi è tornato nelle aule che gli hanno segnato la vita. Sentiamolo. Ricordo che Franco Caroni ci accolse, perché noi in pratica eravamo dei giovani sprovveduti di jazz, e ci accorse come un padre di famiglia e ci mise subito a nostro agio.
Questo è il ricordo che abbiamo, abbiamo anche delle foto, ora devo trovarle nell'archivio, e casualmente ieri abbiamo saputo della notizia, della triste notizia, e mi ha lasciato, diciamo così, un po' con l'amaro in bocca, perché il ricordo, diciamo così, dell'epoca di questa magia, per un attimo è stato, diciamo, un ricordo triste, e non ci sono parole, insomma, per descrivere la sua persona, perché poi sui social si è riempito subito tutto della notizia, e i più grandi musicisti di jazz italiani hanno dato la notizia, e quindi ho appreso. Qual è il ricordo, l'aneddoto che conserva di più di Franco? Io ricordo che lui spesso scherzava con noi, e quindi ci si vedeva nel corridoio, ci si vedeva in qualche saletta mentre provavamo, e lui sbirciava, e ricordo la grande simpatia e la grande, diciamo così, empatia che aveva con noi ragazzi che stavano, insomma, all'inizio di un percorso musicale, quindi non è che eravamo, come dire, strutturati. Questo è il ricordo che ho, e sono semplicemente, come dire, intristito dalla notizia. Non credo ci siano parole da dire se non queste, insomma. Parole di ricordo, ma anche di rabbia, quelle del cofondatore del Siena Jazz, Luigi Campoccia, che ripercorrendo la storia di Franco Caroni punta il dito contro il trattamento che gli è stato riservato negli ultimi tempi. Era veramente un personaggio particolare a cui Siena deve tantissimo, secondo me, anche se qualcuno non se ne è reso conto fino in fondo. Il Siena Jazz effettivamente è un istituto anomalo, e per questo ci voleva una persona come Franco, e ci voleva Franco a traghettare probabilmente il seguito di questa scuola a qualcun altro. Però senza di lui credo sia una partita, non dico persa, non me l'auguro, perché comunque sono legato a questo istituto anche io, avendoci lavorato per tanto tempo. Ma ho dei dubbi, e lo dico a malincuore, ho dei dubbi perché tutti gli storici legati a Franco in qualche maniera da questa scuola sono stati mandati via. Poi il fatto di vedere che tutti lo osannano e si rendono conto che è un grand'uomo adesso mi fa ancora più male, perché se è un grand'uomo adesso lo doveva ancora essere di più prima, e doveva avere un trattamento non quello che gli è stato riservato. Noi avevamo un gruppo che era a livello 7 all'epoca, e avevamo suonato prima di un gruppo che non conoscevamo, che poi ha fatto la storia un po', la apripista del jazz in Italia, che era il Perigeo. E ci è venuta un'idea: perché non facciamo un piccolo seminario per noi stessi, quindi aperto solo a noi? E abbiamo chiesto in maniera sfacciata sia a Fasoli che ad Andrea di venire a fare una lezione, un piccolo seminario a noi musicisti. Il primo seminario, forse non lo sa nessuno, si è svolto in una specie di pollaio a Monteriggioni. È iniziato veramente come un gioco, nessuno avrebbe mai pensato che poi il Siena Jazz sarebbe diventato quello che è diventato. E questo devo dire soprattutto grazie a Franco, perché qualcuno si è dimenticato che probabilmente, come ogni istituto, e qui ci tengo a dirlo, ogni istituto culturale, nessun istituto culturale che si parli di cultura è inattivo, cioè fa business, perché sennò sarebbe un'altra cosa. Quindi mi sono meravigliato quando qualcuno ha tirato fuori in maniera abbastanza infamante che Franco aveva fatto debiti di qua e di là, perché qualcuno non sa o non si dimentica, o forse si dimentica, che per tenere in piedi la scuola Franco ha fatto una cosa che non avrebbe fatto nessuno: ha acceso una fideiussione sulla propria casa per mantenere la scuola in piedi. E quindi tutti i dipendenti che ci sono ancora oggi lì dentro, se ricevono lo stipendio, è grazie a lui. Sono parole di commozione quelle di Roberto Barzanti, che ricorda l'amico Franco Caroni invocando maggior impegno per la sua creatura Siena Jazz. Sentiamolo ai nostri microfoni. Franco Caroni è stato un grande, e ha cominciato con le sue energie a
occuparti di musica, a eseguire musica fin da giovanissimo, ma nessuno avrebbe pensato uno sviluppo così straordinario della sua passione. Franco ha dedicato tutta la sua vita a questa enorme passione, poi si è laureato in farmacia stranamente, ma la vita porta sempre a esiti strani. Lo ricordiamo con tanto affetto. Io particolarmente, come anche Tartuchino, perché Franco era della Tartuca, noi lo presentammo per il Mangiadoro e ottenne nel 2009. Io ricordo quel giorno splendido, Franco brillava di gioia. Forse Siena non colse subito la grandezza di Franco, perché era una persona umile, lo trovavi sempre affannato perché c'aveva da qualche scadenza da onorare, qualche impegno da svolgere, ma era veramente, al di là dell'aspetto così umile, di ragazzo vivace che ha sempre osservato fino agli ultimi anni, fino agli ultimi momenti, è stato un protagonista della vita di Siena e della sua vocazione musicale. Negli ultimi tempi ha avuto più di un'amarezza, non la voglio evocare, sicuramente era prostrato a volte per i problemi che erano insorti nella sua creatura, nella creatura che aveva costruito giorno dopo giorno, e questa passione forse non ha avuto tutti i riconoscimenti che poteva avere. Ora li ha, come capita spesso, ci rendiamo conto della grandezza di una persona amica quando scompare, ma io penso che dovremmo contribuire ciascuno per la sua parte a rafforzare, a far crescere l'Accademia e la Fondazione, insomma, che ha costruito con una passione senza limiti e con una continuità di impegno che non ha risparmiato energie. E adesso cambiamo argomento, perché con il 2024 termina il cosiddetto mercato tutelato del gas. Circa 6,1 milioni di utenti passeranno al mercato libero oppure entreranno nell'offerta Placet prevista da ARERA. Facciamo il punto su come cambieranno le cose e cosa si può fare con Lorenzo Agnelli. La strada per il mercato libero è ormai stata intrapresa. Dopo mesi di polemiche e richieste di proroghe, finirà tra pochi giorni l'era del mercato tutelato dell'energia. Si parte dal gas con il 10 gennaio, che è la data da segnare in rosso per la conclusione del regime a prezzi tutelati, mentre per quanto riguarda l'elettricità, il giorno da segnare sul calendario è il 1 luglio 2024, prorogato di 3 mesi rispetto a quello inizialmente individuato nel 1 di aprile. È giunto al termine quindi quel sistema per cui 6,1 milioni di utenti avevano una bolletta del gas con prezzi controllati stabiliti dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Cosa fare però non è sempre semplice o immediato quando si ha a che fare con le bollette o con le utenze domestiche. Il primo passaggio, se non si è certi del proprio regime, è quello di controllare la bolletta. Sulla prima pagina è indicato se si beneficia di un servizio di tutela o già di mercato libero. Qualora un utente facesse parte di quella fetta di utenza che ancora usufruiva del mercato tutelato e quindi interessato dal passaggio, può scegliere una qualsiasi offerta del mercato libero sia con l'attuale gestore sia con un altro operatore. Per cercare le offerte più convenienti sul mercato libero, per prima cosa si può andare su consumienergia.it per controllare le informazioni tecniche e contrattuali relative alle forniture di energia elettrica e di gas di cui si è titolari, e in seguito su il portale offerte.it per confrontare il proprio contratto con quelli disponibili sul mercato. In caso di mancata scelta
scelta, l'utente resterà con il gestore attuale che applicherà una tariffa cosiddetta placet, che prevede una quota variabile decisa dall'ARERA uguale per tutti i gestori, ma anche una quota fissa decisa dai gestori stessi, che in alcuni casi però si differenzia di molto da gestore a gestore. Il regime di maggior tutela però non cesserà ad esistere per tutti, in quanto verranno tutelati i cosiddetti utenti vulnerabili, disabili, gli over 75, chi si trova in una situazione di calamità o di oggettiva difficoltà economica. In questi casi, come precisa l'ARERA, il venditore continuerà ad erogare una fornitura con il servizio di tutela della vulnerabilità. Per chi non fosse abile con gli strumenti digitali e tecnologici e preferisse una consulenza diretta, gli uffici di Federconsumatori, presenti nelle sedi della CGIL e dello SPI, e quelli di Confconsumatori di Siena e Provincia, sono disponibili a tutti i chiarimenti necessari per effettuare una scelta responsabile e ragionata a tutela dei consumatori. Noi ci spostiamo adesso in Val d'Orcia, intervista al sindaco di San Quirico d'Orcia Danilo Maramai sui lavori al nuovo plesso scolastico che verrà inaugurato domenica prossima, 7 gennaio. Sentiamo. Ho due finanziamenti ottenuti per l'adeguamento sismico degli edifici scolastici. Io ho tre edifici scolastici, la scuola materna, anzi anche il nido è un altro edificio che quello invece è ancora da sistemare. E comunque avevo la scuola materna che non era adeguatamente a posto da un punto di vista sismico e la scuola media, mentre la scuola elementare, che è di più recente costruzione, invece è a posto. Quindi mi sono trovato in questo periodo estivo a dover iniziare questi due lavori, quindi a chiudere queste due scuole che mi hanno creato non pochi problemi, come ovviamente, perché le scuole poi a un certo punto riaprono, e quindi tuttora la scuola materna l'ho spostata in altri ambienti del comune, i lavori sono stati fatti e ora durante le vacanze di Natale faremo il trasferimento e ritorneremo nella sede perché i lavori sono ultimati, mentre la scuola media le cui classi sono state messe all'interno della scuola elementare, ho la fortuna che i pressi scolastici sono tutti collegati l'uno con l'altro, quindi questo mi ha agevolato un po'. Però la scuola, ora nell'edificio delle scuole elementari, io ho sia la scuola elementare che la scuola media. La scuola media mi occorrerà un po' tutto l'anno, quindi fino al prossimo anno scolastico non sarà usufruibile, però stiamo facendo questo buon lavoro che poi insomma, ci darà la sicurezza e la tranquillità. E adesso lo sport, il volley, l'Ema Villas Siena torna in campo sabato sera contro la Tinet Prata di Pordenone. La squadra senese si augura di iniziare il 2024 con una vittoria, esattamente così come ha concluso il 2023. Ad analizzare queste settimane positive di lavoro è stato il palleggiatore Thomas Nevot ai nostri microfoni. Grande chiusura di anno per la Ema Villas Siena. Al Palaestra, nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di A2 giocato sabato scorso, la squadra di Gianluca Graziosi conquista la sua seconda convincente vittoria di fila, legittimando il suo posto tra le grandi del campionato con la quinta posizione in classifica ad una manciata di punti dalle squadre che la precedono. A suggellare un 2023 di rinascita dopo l'esperienza della Superlega, i senesi guidati dal capitano Federico Bonami si sono tolti lo sfizio di battere a Santo Stefano la Chemaslami per la di Santa Croce e il 30 dicembre la Cenerentola del campionato Sieco Servi Sortona. Chi sta sorprendendo e non poco in questa nuova stagione di A2 della Ema Villas Siena è il palleggiatore francese Thomas Nevot, alla sua prima esperienza nel campionato italiano e già si è fatto notare per le grandi doti tecniche e tattiche e per la sua manualità e gestione del gioco. Il francese fa il punto sulla situazione e analizza la buona prestazione di sabato contro Ortona, augurandosi di iniziare questo 2024 come è finito il 2023. Sì, era una partita particolare perché sì, sono ultimo, la ultima squadra, però sì, è sempre difficile di giocare contro questa squadra. Abbiamo giocato bene, alla fine abbiamo avuto un po' di difficoltà per finire, però sì, abbiamo tenuto botta e abbiamo finito bene. In poco tempo il francese ha trovato un'ottima intesa con i suoi nuovi compagni, in modo particolare con gli schiacciatori Marco Pierotti e Mateusz Krawczuk, che ben assecondano il gioco spinto e veloce del palleggiatore d'Oltralpe. Sì, sì, loro hanno fatto una grande partita. Sì, è una buona cosa che il ritorno dei Pierotti dopo la, sì,
quello che è passato, però sì, è una grande cosa. Mi sento bene con loro e sì, sono un giocatore che mi piace giocare con, quindi sì, mi piace giocare con loro. I puledri della Zeni Team crescono e si preparano al debutto in primavera sulle piste degli ippodromi toscani. Viola Carignani è andata a vederli per darci qualche anticipazione. C'è anche un puro sangue, il primo dell'allevamento razza del vivaio tra i tanti puledri che ogni anno nascono alla scuderia della Zeni Team. Qui ci abbiamo un intruso perché è un puro sangue, allora l'allevamento, la razza del vivaio ci prova anche col puro sangue? Sì, l'area ha un po' di anni che mi stava addosso, che aveva il sogno di provarci. Siccome i mezzo sangue sono andati tutti bene, abbiamo provato anche col puro. Avevamo una fattrice importante tedesca e gli si è dato Mukatram. È venuto fuori un bel puledro che abbiamo domato ora da debuttare nell'anno 2024. Qua abbiamo un baietto. È Finimondo, è figlio di una pura tedesca mia, sempre fattrice, e il babbo è Pantuosco. È molto carino, bellino, più piazzaiolo però perché è rimasto piccolino, raccolto e bellino robusto. È la sorella di Umatilla, di Enapei. Si chiama Fauda, con questi nomi fa sempre un po' di confusione, una cavalla bella, importante, grossa di fisico, anche lei domata ora a ottobre e si spera di debuttare ad aprile. Quindi tantissimi impegni per quanto riguarda le corse regolari per la scuderia? Sì, diciamo questo è un po' il mio secondo lavoro, mi diverte tantissimo, le cose stanno andando bene negli ultimi 5-6 anni e perché non provarci? Senti, facendo un bilancio anche quest'anno la Zeni Team è andato fortissimo nelle corse regolari. Sì, diciamo che siamo stati fortunati con i vecchi, abbiamo vinto 7-8 Gran Premi, quasi tutti, vanno veramente bene, sono forti, avendone 3-4 sempre a disposizione, siamo riusciti a gestire bene le corse importanti e quasi tutte le corse l'hanno portata a casa e la volta che si è perso siamo secondi e terzi, dai, sono molto soddisfatto. I 3 anni sono andati bene, molto bene in Apei, sono stato un po' più sfortunato con i maschi che hanno avuto qualche incidente di percorso, però ci sta e saranno pronti nel 2024. E adesso il basket, la Virtus si prepara per il ritorno in campo di domenica contro Arezzo. Sentiamo le parole del playmaker della squadra, Giulio Bartoletti. Ma dopo la pausa natalizia, diciamo, era qualche giorno che ci voleva per staccare un po' dall'ottima prima parte di campionato che abbiamo fatto. Però devo dire che siamo tornati subito col piglio giusto e stiamo cercando di riprendere la forma fisica e di allenarci forte in vista della partita di domenica contro Arezzo. Sì, sicuramente Arezzo sono una squadra forte, una squadra con giocatori di talento e vengono anche da un'ottima partita e un'ottima vittoria contro Cecina prima della pausa natalizia, che era in quel momento la squadra da battere, quindi sono sicuramente determinati per continuare l'ottimo percorso che stanno facendo. Noi dobbiamo essere bravi a far valere i nostri punti di forza e anche il fattore campo, visto che giocheremo in casa, per provare a portare a casa la partita, sapendo che sarà una guerra, sarà una partita difficile. E dovremo fare quello che sappiamo fare, niente di più, niente di meno, perché abbiamo dimostrato nella prima parte di essere una squadra forte e competitiva, e l'abbiamo dimostrato tenendo il primo posto per ora prima delle vacanze di Natale, quindi dovremmo continuare semplicemente a lavorare in palestra forte per arrivare pronti alla domenica partita per partita e avendo come obiettivo di mantenere il primo posto se possibile o di arrivare tra le prime 4. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi lascio alle previsioni del tempo come di consueto e poi alla nostra programmazione serale. Veramente tutto, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti voi.